quindi salve a tutti ragazzi, bentrovati su Beyond Gamers. Oggi andiamo a parlare, come avete visto dal titolo, degli spin-off di Metal Gear. Non di tutti gli spin-off, ma di quelli che io personalmente ho giocato e che ritengo i più interessanti. Questo video avrei dovuto farlo mesi fa, ma non avevo voglia e quindi... Di conseguenza, facciamo questa carrellata, non è una classifica, non è una lista, li prendiamo a cazzo di cane, anzi no, li prendiamo dal più... non dico inutile, però quelli più proprio dimenticabili, fino ad arrivare a quello che ritengo il più interessante. In tutto questo tralasciando Snake Revenge, quel gioco realizzato praticamente all'insaputa di Kojima all'epoca, nel periodo che correva tra Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake per MSX, pubblicato su Nintendo, era il primo, quindi sul NES, che è una merda. Ed è quello che fece in modo che Kojima tornò a lavorare a Metal Gear, perché anche lì lui, già dal primo per MSX, era finita la serie, basta. Primo capitolo, finita. Primo titolo, parliamo di Metal Gear Acid, sviluppato per l'ormai defunta PSP. Allora, Metal Gear Acid che cos'è? È un gioco di carte. È un gioco strategico che si sviluppa su questo sistema di carte, praticamente un po' come, non mi viene in mente nessun esempio, perché non gioco questo tipo di giochi di solito, tu hai questo mazzo di carte che puoi consumare per muoverti su una scacchiera. Nel momento invece che non devi muoverti ma devi attaccare, puoi usare le carte che hai, quindi c'è la carta del FAMAS, la carta della SOCOM, carte comunque legate ovviamente all'universo Metal Gear. È un gioco che si fa giocare una volta, io ce l'ho parlato in inglese, l'ho giocato in inglese, l'ho provato solo così, ma è abbastanza noioso. L'unica cosa di interessante che ha è che era il primo Metal Gear portatile, quindi potevi andare in giro con Snake in tasca, però ti vergognavi un po' perché c'era scritto Acid e non c'era scritto Solid, era una merda. Essendo uno spin-off, la trama ovviamente non è canonica, quindi tutto quello che succede passa. Tra l'altro Snake non è Solid Snake, ma è un Solid Snake di un universo parallelo, se non ricordo male, vedete che la trama proprio non è esattamente il suo punto forte. Però comunque adesso costerà tipo un euro, se avete una PSP che non sapete che cazzo farne, compratelo. Magari per 10 ore vi tiene occupato, come costerà 5 euro adesso. Non è esattamente un bel gioco, ma il suo seguito sì. Acid 2 mi ha particolarmente divertito. Cambia lo stile grafico in uno stile cel shading che secondo me era veramente interessante. Tra l'altro questo ce l'ho in italiano, ma le trame sono scollegate. E la cosa interessante che aveva questo, che però io non avevo, perché l'avevo trovato usato, era che era venduto in bundle con un Solid Eye Toby Dacid 3D Googles, che è questo affare qui, che era praticamente un cartonato 3D con due lenti. Tu giocavi con la PSP verso così, potevi giocare al gioco in 3D. Oddio, ho detto era il bello, era una feature in più. Questa aveva comunque la trama leggermente più interessante. Ricordo che mi ero divertito molto di più, quindi magari comprate uno, comprate il due. Non costano un cazzo secondo me adesso, non penso che... non ho guardato. Mettiamo i prezzi a schermo. L'evoluzione finale infatti fu l'ultimo Acid. Consigliato questo consigliato. Parliamo ora di uno dei giochi che crea più diatribe in assoluto tra i fan di Metal Gear Solid, ossia Metal Gear Solid Portable Ops. Allora, cosa c'è da dire su Portable Ops? Innanzitutto la premessa importantissima è che no, non è canonico manco per il cazzo, a parte certe informazioni. L'autore originale è stato ben chiaro sul dire che solo gli eventi più importanti di Portable Ops sono canonici. E gli eventi importanti in Portable Ops sono solo due sostanzialmente. Uno, Ocelot recupera l'eredità dei filosofi, o almeno la metà che gli mancava, e due, Big Boss incontra Frankie Yeager, ossia il suo luogotenente, Gray Fox, che qui in questo caso si chiama Null. Basta! E l'idea iniziale di Big Boss di fondare Outer Heaven. Da qui nasce l'idea, ma poi viene sviluppato tutto quanto in Peace Walker. Allora, è veramente per la prima volta un Metal Gear Solid portatile. Le meccaniche sono le stesse esattamente di Snake Eater, il che dovrebbe far dire, cazzo, allora è un giocone. Il problema è che su PSP mancano dei tasti rispetto a un DualShock. Di conseguenza, la gestione della camera è impossibile. Quando potevano fare la telecamera a volo d'uccello come in quelli vecchi, non so perché qui hanno messo quella libera. Cioè, proprio te la sei studiata per renderlo brutto. E il gioco è tendenzialmente lento. Le cose positive sono quelle già dette di trama, che sono molto interessanti. E la colonna sonora, che è veramente bellissima, come sempre. Questa è la colonna sonora di un vero Metal Gear. E Calling to the Night, che state ascoltando in sottofondo, è, secondo me,
una delle migliori ending song di Metal Gear, è stupenda. Mi dispiace che Portable Ops non sia canonico, perché ha delle cose interessanti. Ah, sia chiaro, non è che non è canonico perché l'ho deciso io, è perché non l'ha diretto Hideo Kojima, l'ha solo prodotto, ha messo i soldi, ha supervisionato la trama, ma non l'ha scritta mai, non ha scritto nulla per questa trama. Di conseguenza, se l'autore originale non ha scritto la trama, non è canonico nel progetto generale, nell'opera. Guarda che bello che ho preso. Cazzo, che precisione. Uff, che caldo che fa. Ripeto, dispiace non sia canonico, perché sono delle cose veramente belle. Avrei tanto voluto che nella Legacy Collection Kojima ci mettesse mano, facesse la remaster, oltre di Peace Walker, anche di questo, magari andando a, giustamente, no, nel momento che tu hai la leva analogica in più, questo diventa una bomba. Questo diventa... Il problema grosso, prima che mi dimentico, è che su Peace Walker The Phantom Pain c'è il Fulton per prelevare i soldati e portarli alla Mother Base. Ma qui, ovunque siano, tu devi trascinarli fino al furgone che si trova all'inizio del livello. È una cazzo di tortura cinese. È proprio una porcheria. Questo era la prima cosa. Questa è la prima cosa che fa odiare Portable Ops, se ti fa passare la voglia completamente di giocarlo, perché tu la base devi farla crescere, ovviamente. Non puoi tralasciare questo dettaglio. Nonostante tutto, lo consiglio, certo. Certo, veramente bello. Ci sono delle cose che bisogna sapere. Nonostante tutto, come dice Miller in Peace Walker, appena inizia la trama, una delle prime robe che dice è: dimenticati i fatti di Portable Ops. Non lo dice così, dice: dimenticati i fatti di San Hieronimo, che è dove è ambientato. È inutile domandarsi se è canonico o no. Te lo dice il gioco dopo? No. Prima di arrivare però a quello che ritengo la ciliegina degli spin-off, Portable Ops ebbe un seguito chiamato Portable Ops Plus. Seguito, per modo di dire, perché in realtà è, avete presente il VR Mission di Metal Gear Solid per PlayStation 1? Ecco, questo è il VR Mission di Portable Ops. Collezionismo, altrimenti no, non si compra mai. Quello che ritengo però la ciliegina sulla torta è un Metal Gear non stealth, non tranquillo, è un Metal Gear taglia tutto, rompi tutto, spacca tutto. Metal Gear Rising Revengeance è una figata, ma con riserve, perché ci ricordiamo tutti cosa doveva essere veramente Rising inizialmente. Il titolo venne presentato come Metal Gear Solid Rising, prodotto e sviluppato da Hideo Kojima, doveva essere canonico e doveva andare a raccontare i fatti di Raiden, la sua trasformazione da sfigato, diciamo, a cyborg ninja tra Sons of Liberty e Guns of the Patriots. Il problema qual è? Che poi il progetto non era esattamente così bello come Kojima se lo immaginava, non riuscivano a svilupparlo, lui nel frattempo doveva produrre Peace Walker e quindi affidarono il lavoro a Platinum Games. L'unica cosa che fece Platinum Games fu fare un ottimo gioco d'azione, superiore secondo me anche ai suoi Bayonetta. La cosa che però non gli perdonerò mai è aver posizionato cronologicamente Rising dopo Guns of the Patriots. No, questo... Questo no. Ho giocato Rising una volta e le altre le ho giocate skippando i filmati, perché è una cosa vergognosa. Perché tu in Guns of the Patriots hai dato un finale alla storia di Raiden che smette di combattere, pensa alla sua famiglia, e poi te lo trovi così. Perché tutto quello che Solid Snake ha fatto in Guns of the Patriots, salvando il mondo, chiudendo GW, tutto quel cazzo che volete, la pace sulla terra, e poi ci sono i Metal Gear, ci sono i Rei, più forti di quelli vecchi, ci sono i Gecko. È uno spin-off, ragazzi, quindi bisogna giocarlo proprio per divertimento, per collezionismo, non di sicuro per trovare delle informazioni interessanti, non per avere un seguito di Guns of the Patriots, assolutamente no. Però, Platinum Games, nel momento che tu ti hai dato il progetto, perché l'hai spostato cronologicamente? Fatti scrivere un piccolo script da Kojima, poi giustamente rimarrebbe, sarebbe stato comunque uno spin-off, ma lo posizionavi nel periodo designato inizialmente tra Sons of Liberty e Guns of the Patriots e davi una spiegazione a Raiden Ninja che non è mai stata spiegata. Quindi ragazzi, questi erano gli spin-off di cui volevo parlarvi. Volevo parlarvi anche di Twin Snake, ma innanzitutto non è uno spin-off, è solo un remake. Ma voglio approfondirlo in maniera particolare in un video dedicato. E non solo lui. Voglio parlare proprio di Metal Gear Solid, del primo Metal Gear Solid per PlayStation 1, facendo un video parlando della sua legacy, solo del primo. Il video è finito ragazzi, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo prossimamente con una vagonata di video ogni volta che avrò voglia di farne qualcuno. Vi ricordo che in descrizione c'è il link alla pagina Facebook se volete sempre rimanere aggiornati su leak, teaser, cosine che pubblico per spingervi a seguire il canale. Quindi iscrivetevi se vi interessa, cliccate la campanella se volete essere sempre informati quando carico un video. Detto questo, ci vediamo alla prossima, sempre qui su Beyond Gamers.
passiamo al gioco che crea una diatriba. Passiamo invece ora al gioco che crea una diatriba. Diatriba? Si dice diatribia o diatriba? Passiamo ora al gioco invece che crea una diatriba gigantesca. Passiamo ora al gioco che crea una diatriba gigantesca. Nel tempo c'è una mosca che mi tortura. Passiamo ora al gioco che crea una diatriba gigantesca. Aiutatemi. Passiamo ora al gioco che crea una diatriba gigantesca tra i fan di Metal Gear Solid. Perché c'è chi dice che è canonico, c'è chi dice che non è canonico, ma sta di fatto che il gioco in questione... è stato abbastanza chiaro... Portable Ops...